Buongiorno, sono Simonetta Ronchi della Rocca, dell'Accademia delle Scienze e professore emerita di informatica presso l'Università degli Studi di Torino. E vi parlerò in questa breve conferenza di problemi e algoritmi. Algoritmo è una parola molto usata ultimamente, sia in senso esaltativo, un algoritmo molto intelligente ha permesso di risolvere il problema, sia in senso molto critico. Non vogliamo affidare scelte cruciali della nostra vita a un algoritmo, ma vediamo meglio che cos'è un algoritmo e cosa fa, magari aiutandoci con qualche immagine. Eccoci. Allora, che cosa vuol dire algoritmo? Parola difficile, che però viene dal nome di un matematico persiano, Al-Khwarizmi, vissuto nel IX secolo d.C. E algoritmo significa semplicemente una sequenza di regole chiare e non ambigue che permettono di risolvere un determinato problema. Un esempio facile di algoritmo è la ricetta della torta di mele, che dato in ingresso la farina, le uova e ovviamente le mele, lo zucchero, ci insegna come costruire una torta. Oppure semplicemente il metodo per sommare due numeri in colonna cifra per cifra che abbiamo imparato tutti nelle scuole elementari. Il fatto poi che un algoritmo possa essere formalizzato in un linguaggio di programmazione ed eseguito automaticamente da un calcolatore, beh, questo è un dettaglio importante come dettaglio, ma che non fa parte in sé della definizione di algoritmo. Ma che cosa chiediamo a un algoritmo quando vogliamo risolvere il problema? Beh, gli chiediamo che sia corretto quando trova una soluzione, questa soluzione deve essere giusta, completo, cioè deve trovare una soluzione per tutte le istanze del problema. Se vogliamo un algoritmo che somma due numeri, vogliamo poter sommare due numeri qualunque, non che sappia sommare soltanto 8 più 3 o 7 più 2. E poi deve essere efficiente, non deve impiegare troppo tempo. Quest'ultima richiesta forse vi può sembrare strana in una situazione in cui ovviamente stiamo tutti pensando a algoritmi svolti da un calcolatore e in cui i tempi di un calcolatore sono talmente veloci che ci chiediamo che senso ha parlare di efficienza, ma vedremo che questo è importante anche per i piccoli tempi di un calcolatore. Parliamo in particolare di un esempio, un algoritmo di ordinamento. Tutti noi sappiamo quanto sia importante tenere le cose in ordine per poi trovarle al momento giusto. E in effetti il problema dell'ordinamento è un problema molto importante. Per fare un esempio più vicino all'informatica, pensiamo a strumenti come Google. Google riesce a darvi una risposta in pochi secondi quando voi gli fate una domanda, perché tiene le sue informazioni in un ordine preciso in modo che sia facile poi ritrovarle. Quindi l'ordinamento è un problema importante e cerchiamo di capire come può funzionare un algoritmo che fa l'ordinamento in un caso molto particolare, un esempio molto particolare che potete vedere sui lucidi in questo momento. Prendiamo in ingresso una smazzata di carte, per facilità ho preso tutto di uno stesso seme in modo da non dover imporre anche un ordine tra semi e data questa smazzata di carte in ingresso, noi vogliamo ottenere in uscita le stesse carte, ma questa volta ordinate in ordine crescente da sinistra verso destra. Allora, tutti noi siamo capaci a fare questo gioco, abbiamo tutti giocato a carte, se non altro da bambini. Allora, in effetti, i primi algoritmi che sono stati disegnati per questo ordinamento, per questo problema dell'ordinamento, si ispirano proprio a quello che fa un essere umano quando vuole ordinare un mano di carte. E il primo che vi voglio presentare si chiama insertion sort. Scusate l'inglese, ma l'informatica parla inglese. Insertion sort potrebbe essere tradotto come ordinamento per inserzione. In effetti, l'idea è proprio quella di prendere una smazzata di carte e ordinare prima le prime due carte, poi le prime tre, poi le prime quattro e così via. Come si può procedere? Beh, se consideriamo la prima carta, beh, la prima carta è sempre ordinata, è un 9. Guardiamo la seconda carta, è un asso, è più piccola del 9, quindi li scambiamo. Adesso abbiamo ottenuto che le prime due carte sono tra loro in ordine, asso e 9.
Adesso andiamo a guardare la terza carta, che è il Jack. Il Jack, rispetto all'asso, rispetto al 9, è maggiore di tutti e due, quindi lo lasciamo lì dov'è. E adesso andiamo a vedere il 10 e dobbiamo cercare qual è la posizione del 10 nella lista ordinata di tre carte che abbiamo messo prima. E vediamo che essendo il 10 maggiore dell'asso, maggiore del 9, ma minore del Jack, lo mettiamo al suo posto. E continuiamo così. Ovviamente, quando abbiamo finito di esaminare tutte le carte, la nostra mano risulta ordinata. Allora, proviamo a chiederci quanto tempo ci abbiamo messo. E il problema di contare il tempo è che il tempo dipende da tante cose, ma in particolare, per esempio, dalla nostra abilità visiva nel confrontare due carte, della nostra abilità manuale nello spostare le carte in mano e poi anche da come sono date, da come sono disposte le carte in ingresso. Allora, noi non andiamo a contare, quindi non possiamo contare il tempo assoluto, ma contiamo quindi il numero di operazioni che facciamo, cercando di individuare qual è l'operazione principale che facciamo in un algoritmo. Questo algoritmo è facile da individuare, l'operazione principale è il confronto tra due carte. Allora, cerchiamo di chiederci per esempio qual è il massimo numero di confronti che possiamo fare, cioè la situazione più sfavorevole che ci può capitare. Beh, nel primo passo per ordinare una carta non dobbiamo fare confronti. Il secondo passo per ordinare due carte dobbiamo fare un confronto. E così via, per ordinare tre carte dobbiamo fare al massimo due confronti, fino, se presumiamo che n sia il numero delle nostre carte, all'ennesimo passo, quando abbiamo ordinato tutte le carte, abbiamo fatto al massimo n-1 confronti. Quindi, per vedere qual è il numero di confronti al massimo che abbiamo fatto, dobbiamo sommare tutti questi confronti qua, 0 più 1 più 2 più 3 fino a n-1. Questa sommatoria ha come valore n per n-1 diviso 2. Come si dice e si suol dire in matematica, vuol dire che è dell'ordine di n al quadrato, cioè qualcosa moltiplicato per n quadro. E nel caso peggiore, questo è un po' fuori della nostra sensibilità. Il caso peggiore è quello in cui le carte sono già ordinate, questo algoritmo non se ne accorge. Il caso migliore è quando le carte sono ordinate in ordine inverso, perché tutte le volte dobbiamo inserire sempre la carta più piccola della sequenza. E però quello che ci interessa, e allora facciamo solo n confronti, ma quello che veramente ci interessa è quanti confronti facciamo in media, perché il caso migliore, migliore o il caso peggiore capiteranno con poche probabilità. In media facciamo n quadro confronti, quindi il caso medio è uguale al caso peggiore. Vediamo un altro algoritmo, sempre per ordinare le nostre carte. E questo è l'algoritmo che si chiama bubble sort, l'ordinamento a bolle. L'ordinamento a bolle è sempre ispirato a una procedura manuale che noi facciamo per ordinare le carte e corrisponde a confrontare le carte a due e a scambiarle tra di loro quando non sono nel giusto ordine. Per esempio, in questo caso confrontiamo le prime due carte, asso e 9. E l'asso è più piccolo del 9, quindi li scambiamo. Adesso confrontiamo la seconda carta e la terza. 9 e Jack sono nell'ordine giusto, non facciamo scambi. La terza e la quarta, Jack è 10. Il 10 è più piccolo del Jack e quindi li scambiamo. E andiamo avanti così, fino a quando guardiamo le ultime due carte a destra. A questo punto non abbiamo ancora ordinato la nostra sequenza, ma abbiamo ottenuto un risultato importante. Se cerchiamo di immaginare che cosa succede, la carta più alta, che è il re, alla fine di questa prima scansione della nostra mano di carte viene a trovarsi sulla destra in fondo, cioè nella posizione definitiva. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ricominciare da capo, applicare lo stesso metodo, ma questa volta non guardiamo più tutte le carte, le guardiamo tutte meno una, perché sappiamo che il re è già al suo posto, quindi ne guardiamo. Se le carte erano n, n-1. Andiamo avanti così, poi ne guardiamo n-2, quando arriviamo a doverne esaminare una sola, abbiamo finito il lavoro. Veramente il lavoro possiamo finirlo prima, cioè possiamo finirlo quando vediamo che non facciamo più scambi, quindi anche senza bisogno di esaminare tutte le sequenze fino alla fine,
Possiamo dire quando non facciamo più scampi, vuol dire che le carte sono tutte ordinate. Chiediamoci di nuovo quanto tempo ci abbiamo messo. Beh, in questo caso possiamo sempre individuare un caso peggiore, che è simile al precedente, quando le carte sono date però in questo caso in ordine inverso, quindi 1 più 2 più 3, il caso peggiore ha sempre lo stesso numero di passi dell'algoritmo precedente. Nel caso migliore facciamo n confronti, se le carte sono n, in questo caso il caso migliore è il caso in cui le carte sono già ordinate, però in media ne facciamo di nuovo un numero proporzionale a n al quadrato. Questo vuol dire che rispetto al caso precedente questo algoritmo non ha migliorato nulla, ha semplicemente scambiato il caso migliore col caso peggiore. Si può fare di meglio? In effetti una grossa rivoluzione nel campo degli algoritmi di ordinamento è stata fatta nel 1961 da Hoare, che ha fatto il quicksort, l'ordinamento veloce. Allora, il quicksort si basa su una procedura che non ha niente a che fare con le procedure manuali che noi usiamo per ordinare le carte. In effetti è molto poco intuitiva. Su che cosa si basa il quicksort? Prendiamo la nostra smazzata di carte e scegliamo una carta a caso, per esempio quella in mezzo, l'8. Dopodiché andiamo a sistemare le carte, tutte quelle più piccole dell'8 alla sua sinistra, tutte quelle più grosse dell'8 alla sua destra. Come facciamo a fare questo lavoro? Beh, cominciamo a leggere da sinistra e ci fermiamo quando troviamo una carta più grande dell'8, in questo caso il 9. Poi andiamo a leggere alla destra, ci fermiamo alla carta più piccola, prima carta più piccola che troviamo è il 5, li scambiamo tra di loro e andiamo avanti così. Dopo aver esaminato tutte le carte a sinistra e a destra, ci troviamo in questa situazione. L'otto sta lì, nella sua posizione definitiva, e abbiamo tutte le carte più piccole di 8 alla sua sinistra, tutte le carte più grandi di 8 alla sua destra. E adesso dobbiamo ordinare queste due sottosequenze. 8 è già nella sua posizione definitiva, quindi lo lasciamo lì e non lo tocchiamo più. Dobbiamo ordinare le carte a sinistra 5 asso 7 6 e le carte a destra re 9 jack 10. Ma come facciamo a ordinarle? Ripetiamo la stessa procedura, cioè andiamo a scegliere una carta che sia circa in mezzo nella sequenza di sinistra, il 7, e una carta che sia circa in mezzo alla sequenza di destra, per esempio il jack. Sono scelte casuali, possiamo farle come vogliamo. E adesso facciamo lo stesso lavoro, andiamo a mettere a sinistra del 7 le carte più piccole del 7 stesso e alla sua destra le carte più grandi, non ce ne sono in questo caso, e a sinistra del jack le carte più piccole e a destra le carte più grandi. Andiamo avanti così fino a quando? Beh, fino a quando ci troviamo a esaminare delle sottosequenze che sono tutte di lunghezza 1, allora sono tutte già ordinate. Questo algoritmo, come vedete, è abbastanza innaturale, a nessuno viene in mente di ordinare le carte che si hanno in mano giocando a zecchinetta con questo sistema. Ma fa un bel passo avanti. Perché? Perché nel caso peggiore fa esattamente lo stesso numero di passi che facevano gli altri due algoritmi nel caso peggiore. E il caso peggiore succede quando a ogni passo siamo stati così sfortunati da scegliere sempre o la carta più alta o quella più bassa. Nel caso migliore facciamo n per logaritmo di n. A ogni passo abbiamo scelto la carta mediana dell'ordinamento. Ma quello che è importante è il caso medio. Il caso medio questa volta ha un numero di passi, cioè una complessità, come si dice in gergo, che è dello stesso ordine di grandezza del caso migliore questa volta, quindi n per logaritmo di n. Ci possiamo chiedere se abbiamo quale ordine di miglioramento abbiamo fatto passando da n quadro a n per logaritmo di n. E questo si può vedere bene guardando questa tabella. Vedete che finché siamo numeri bassi, finché n è uguale a 2, n per logaritmo di n non è che abbia un valore tanto diverso da n quadro, tra 4 passi e 2 passi non c'è una gran differenza. Ma man mano che il numero delle nostre carte, cioè dei nostri dati in ingresso, sale, la differenza tra n quadro e n per logaritmo di n diventa di un ordine di grandezza. E quindi questo è importante. Il miglioramento è un miglioramento essenziale. Perché? Perché, sempre per rifarci all'esempio di Google, questi algoritmi di ordinamento vengono applicati a numeri di dati grandissimi,
quindi migliaia, migliaia, migliaia di dati. Allora ottenere un miglioramento di questo genere è decisamente importante. A questo punto possiamo di nuovo rifarci la stessa domanda. Si può fare di meglio? E si può ancora fare di meglio con un algoritmo che però non vi illustro perché è veramente molto più innaturale ancora del Quicksort, che è HipSort, che non guarda casi migliori, casi peggiori, agisce in stile Panzer e in tutti i casi fa n per logaritmo di n passi. Chiaramente, quando è che possiamo smettere di farci le domande? Cioè, possiamo ancora fare di meglio oppure abbiamo raggiunto l'ottimo? E questa volta abbiamo raggiunto l'ottimo. Come facciamo a dire che abbiamo raggiunto l'ottimo? Beh, lo possiamo dire perché gli informatici teorici hanno dimostrato che non può esistere un algoritmo che ordina una sequenza di dati lunga n che effettui in media un numero di confronti minore di n per logaritmo di n. Ovviamente questo è un risultato importante, il risultato si chiama di ottimalità di un algoritmo e non sempre riusciamo a trovarlo, perché non sempre dimostrare che un algoritmo non può esistere non è un approccio facile. In questo caso siamo riusciti a dimostrarlo. E quindi che cosa ci insegna questo esempio? Ha una morale questa storia che vi ho fatto? Io penso di sì, cioè la morale è proprio facilmente visibile, mai accontentarsi della prima soluzione. E in effetti nella teoria degli algoritmi questo viene perseguito molto 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 regolarmente. Cioè, ogni volta andare, anche se abbiamo già la soluzione di un problema, è importante andare a cercare se esistono delle soluzioni migliori. E migliore può voler dire, in questo caso abbiamo considerato migliore un algoritmo che ci impiega meno tempo, ma possiamo anche, per esempio, fare attenzione allo spazio e dire un algoritmo che occupi meno spazio di calcolo, o possiamo inventarci o pensare ad altre modalità di ottimalità. Grazie per l'attenzione.